L'uomo è ciò che abita. Possiamo, parafrasando un celebre aforisma, spiegare le ragioni della nascita di INARC e di come l'Istituto Nazionale di Architettura possa essere ancora oggi attuale e come possa incidere sul nostro territorio. Se ci pensiamo, gli archeologi riescono a ricostruire i caratteri di civiltà scomparse principalmente dall'osservazione dei resti degli insediamenti, perché esiste una relazione inscindibile tra la società e il suo involucro edilizio. Abbiamo scelto di costituire la sezione piemontese di INARC, l'Istituto Nazionale di Architettura, non solo per recuperare il fatto che dal 1959, anno in cui Bruno Zevi costituì INARC nazionale, nessuno aveva preso l'iniziativa per farlo, ma perché crediamo che sia un luogo interessante di confronto e proposta fra addetti e organizzazioni del settore, con le istituzioni e i cittadini. INARC infatti raggruppa progettisti, ingegneri ed architetti, imprese di costruzione e aziende produttrici del settore. Non è solamente un modo per affermare oltre i recinti delle singole organizzazioni l'importanza economica del settore, ma soprattutto per affermare che solo attraverso un impegno serio di ogni attore può generarsi un ambiente migliore e sicuro per la vita di tutti. Un impegno ed è anche un patto etico, perché pensiamo che INARC possa diventare il luogo in cui l'innovazione più grande sia la volontà condivisa di un'etica nuova del settore. Il modo in cui organizziamo lo spazio rappresenta la nostra civiltà. In questo senso non ci interessa alimentare il compiacimento estetico sui singoli episodi di architettura, ma vogliamo coinvolgere le energie e le risorse interessate all'architettura intesa come bene comune per guardare al futuro. INARC Piemonte ha in programma molte iniziative su cultura, formazione e lavoro che si svilupperanno già a partire dai prossimi mesi. INARC è un'istituzione riconosciuta dal Presidente della Repubblica Italiana e anche per questo è fra le più accreditate nel campo dell'architettura. Il suo comitato scientifico assume un ruolo attivo anche perché il nostro mestiere è simile a quello dei registi, ma nessuno può evitare un film quando è costruito. Ed è a questo film a cui saranno ispirate le azioni di promozione della cultura e del dibattito architettonico di INARC.